Amici, bentrovati e oggi vi presento un utile circuito che non è altro che un segnalatore di svolta per biciclette. Io naturalmente spero di far cosa gradita a tutti gli amici, grandi, piccoli, appassionati e così via. Benissimo, entriamo subito nel merito. Questo è un oscillatore, il famoso 555, settato in configurazione a stabile, quindi è un oscillatore, nel senso che lui andrà su per un certo periodo e poi andrà giù per un altro periodo. Quindi alla fine, quando andiamo a alimentare questi diodi, vedremo che il diodo alta luminosità si accende e si spegne esattamente come una freccia, come un segnalatore di svolta per automobili. Però noi adesso questo lo dobbiamo e non è per automobili, io l'ho realizzato proprio per le biciclette e quindi poi dopo, oltre al circuito, andremo a vedere come metterlo in opera, se così vogliamo dire, no? Quindi questo è un oscillatore. I componenti sono pochissimi, come al solito io semplifico tutto per diciamo i non esperti, perché l'esperto questo se lo progetta da solo. Allora, qui ci avvaliamo di una batteria di 9 volt. Io vi consiglio sempre prendete quelle ricaricabili perché così poi non le buttate, non inquiniamo. Allora, qui c'è un componente che questo non è altro che un deviatore a tre posizioni. Che significa a tre posizioni? Significa che nella posizione e centrale è a zero. Se lo metto in una posizione interpella una parte del circuito, se lo metto in un'altra posizione interpella l'altra parte del circuito. Questi sono LED ad alta luminosità, metteteceli, li potete mettere bianchi oppure li potete colorare, oppure dopo ci dovete mettere per forza una custodia arancione, diciamo, perché il colore della svolta delle frecce sono arancioni. Benissimo. Adesso quindi questi sono due LED. Vediamo un attimo come funziona. Questo treno di impulsi entra, esce da qui. In pratica va sul diodo, ma se il deviatore sta sulla posizione centrale, lì rimane. Però passa pure da quest'altra parte. Ma se questo sta sulla posizione centrale, lì rimane. E anche l'integrato, questo io l'ho fatto per non alimentare l'integrato, anche se c'è un consumo basso, ma non sprechiamo nulla, no? Come si dice, perché l'integrato qui, come vedete, è alimentato a 9 volt, però dall'altra parte non va a massa, perché è questo che è il piedino di massa. Quindi, come vedete, lui tenderebbe ad andare a massa, che è questa, ma la massa sta a riposo, non c'è perché in pratica è stata isolata, essendo questo a tre posizioni. Quindi, in questo modo, noi che cosa avremo? Avremo che il 555 non è alimentato, per cui consumo zero, e nemmeno i LED possono essere alimentati, quindi consumo zero, e quindi la batteria durerà. Allora, vediamo un attimo se qui noi vogliamo segnalare questa svolta che cosa succede. Prendiamo questo e lo commutiamo su quest'altra parte. Allora, che cosa succede? Succede che questo messo sull'altra parte, su questo punto arriva la massa, quindi l'integrato tramite questo diodo polarizzato direttamente si alimenta. Qui uscirà il treno di impulsi on off, lampada accesa e lampada spenta, o LED acceso o LED spento. Quindi arriverà qui la levetta e da quest'altra parte non potrà far lampeggiare questo. Però se andiamo qui vedremo che questo si va, essendo da quest'altra parte, si va a chiudere a massa. Quindi il LED si va a chiudere a massa col catodo,
e sull'anulo arriva il treno di impulsi, quindi quando l'impulso è positivo il LED si illumina, quando va a zero per un periodo il LED si spegne, quindi questo è un oscillatore con duty cycle al 50%, l'abbiamo già parlato per chi mi segue, ma comunque lo ripetiamo, il duty cycle è la larghezza dell'impulso. Se io dico che il duty cycle è 50%, vuol dire che il 50% durata dell'impulso sarà positiva e la rimanente sarà 50%, quindi avremmo gli stessi tempi di accensione e gli stessi tempi di spegnimento, quindi è un circuito che è bilanciato. Dunque la frequenza di ripetizione è stabilita da questo condensatore, da queste resistenze. Se siete esigenti, potete spostare il valore di questo condensatore, ma anche di queste resistenze ci potete mettere un potenziometro, poi fate delle prove. Questo circuito io l'ho pensato per voi e l'ho realizzato, l'ho provato e funziona perfettamente. Quindi andiamo avanti. Allora, amici, dopo aver parlato della parte elettronica, bisogna parlare anche, io perlomeno vi posso dare uno spunto come realizzarlo. Qualcuno potrebbe dire, ci mettiamo a fare un circuito di questo tipo quando sono belli fatti. E va bene, ma io l'ho fatto proprio per questo motivo. Che quelli belli e fatti li rubano. Questo qui dipende dall'abilità di chi lo realizza e quello che trovate in commercio. Io vi do una mano. Biciclette che hanno degli indicatori costosi, eccetera, e quelli sono i primi a essere rubati. Dunque, qui non è questo il caso nostro. Benissimo, però andiamo avanti. In commercio esistono dei contenitori per elettronica che sono scatolette, quindi voi dovrete prendere una scatoletta più o meno grande per farci entrare una pila e il circuito elettronico. E quindi si smonta, diciamo, se avete lo stop, il catarifrangente, eccetera, dietro, lo smontate, qui fate dei fori. Queste scatole sono rigide, sono di plastica rigida. E si usano in elettronica. Qui c'è un coperchio che io adesso qui non ho disegnato perché mi complicava la vita, però ognuno di queste scatole c'è un coperchio, come questa è una scatola più piccola e questa è un'altra scatola più piccola. Queste sono le frecce e quindi gli indicatori di direzioni. Qui io non ho messo le quote, però diciamo qui una decina di centimetri lo facciamo sporgere e altri 10 centimetri di qua. Questo è un tubetto forato e qui c'hanno i dati sia da una parte da un'altra, da una parte da un'altra, così fa dei fori, poi vanno avvitati in effetti, no? L'avvitiamo su quest'asta va avvitata qui e non è difficile. Queste sono le gemme che poi vedremo dove si trovano, cioè il vetro in pratica. Qui farete un buco e ci incollerete queste sopra a prova di acqua. Qui questa scatola sarebbe nera quando mettete il coperchio e esistono in commercio dei nastri che potete incollare qui sopra e sono rifrangenti. Bene, qui forse si è capito, penso di sì. Allora, ricapitoliamo. Mettiamo una scatoletta a posto di quello che abbiamo sul parafango. Io ho fatto l'ipotesi del parafango perché se non avete il parafango dovete inventarvi una staffetta per posizionarlo sotto la sella e collegarvi al tubo che esce dal telaio e che regge in pratica la vostra sella. Lo dovete applicare lì se non avete il parafango. Se invece avete il parafango con un vecchio riflettente con la scatola, smontate tutto, avete già il parafango forato, copiate i fori e andate avanti. Allora, quindi questa è la scatola, qui fate il circuito elettronico,
ci mettete la pila, poi qui mettete dei tubicini che all'estremità sono filettati e per collegarli qui e qui. Queste sono scatolette più piccole. Poi qui ci farete un buco perché qui passerà i fili che vanno al LED, così da quest'altra parte. Se hai capito, qui farete un buco, qui dentro ci andrà il LED, qui anche. Al limite ce ne potete mettere anche due, ma io penso che non serva, perché se usate quella ad alta luminosità si fanno rispettare. Da qui partiranno dei fili, qui metteteci un passacavo. Quando vedete queste tre lineette su un circuito elettrico, significa che i fili sono tre e vanno al famoso deviatore a levetta a tre posizione. Qui io l'ho fatto a scivolamento, l'ho disegnato a slitta, tanto per capirsi. Qui dentro che cosa ci andrà? Ci andrà questo e basta. I tre fili che usciranno fuori li collegherete sul circuito stampato, come abbiamo già ampiamente visto. Ecco, adesso diciamo che il discorso ormai è stato inquadrato e lo avete capito. Qui io ho fatto, ripeto, questo, io ho dato uno spunto e per far sì che poi dallo spunto voi magari sarete più bravi di me e quindi costruirete qualcosa di meglio. In tutti i materiali non ci sono problemi, sono reperibili da internet naturalmente a prezzi bassissimi. Questo tutto quanto viene a prezzo molto basso e io ho visto per esempio su Amazon quelli che rubano, in effetti i prezzi sono esorbitanti, ma non serve per fare questo. Questo è una pratica che è un'esercitazione. Naturalmente questo va sul manubrio, è a portata di dita vostra. Se non avete la possibilità di collegarvi con delle viti, basta fare un'asola qui, un'asola sotto, la infilate con una fascetta da elettricista, collegate al tubo rotondo. Quindi è semplicissimo. Bene, detto ciò, mi pare di aver detto tutto. Questa è la batteria a 9 volt, qui il circuito stampato. Naturalmente usate la basetta 1000 fuori perché, no, essendo un prototipo, non credo che vi metterete a fare, diciamo, anche lo stampato, però quello è un problema, amici, vostro. Prima provatelo. Normalmente i prototipi si fanno su basette 1000 fuori e poi, quando tutto funziona, si procede a fare lo stampato. Io dovrò fare dei video come si sbroglia un circuito stampato. Appena possibile lo farò, se vedo che magari interessa, perché mettetemelo anche su diciamo, le descrizioni, quello che vorreste, perché insomma, se io poi non ho riscontri, non so se è piaciuto o no. Bene, detto questo, io vi ringrazio di avermi ascoltato. E ci sentiremo al prossimo video.